questo momento lei aveva soltanto detto nella querela, nella denuncia, che Uva urlava quando era in caserma. Quindi la deduzione che avranno fatto altri è che in caserma era successo un fatto nuovo che faceva sì che Uva, calmissimo fino a un minuto prima, come lei aveva sempre detto, in caserma, chissà per quale motivo, quando si viene a trovare da solo con i carabinieri, lei lo sente urlare. Allora la deduzione che hanno fatto altri, secondo noi sbagliando, ma è comprensibile, messi nell'equivoco da lei, è che in quel momento era successo un fatto nuovo che determinava le urla di Uva. Oggi invece, no, poi in più lei fa la telefonata alle 3.57 al 118 e dice lo stanno massacrando. Certo, dottore, confermo. Conferma che ha detto queste cose. Ma lei in realtà non solo non aveva visto nulla, ma non era vero che sentiva urlare Uva per la prima volta quando era arrivata in caserma. Sulla base di che cosa ha dedotto che quelle urla non erano le stesse di pochi minuti prima, ma perché invece lo stavano picchiando? Sulla base di che cosa? Beh, a parte il fatto... Però al momento in cui telefono al 118, non mi venga a dire perché dopo ho visto i lividi. Perché io sto parlando della telefonata al 118. Sì, certo. Lei al 118 non aveva visto nulla. Beh, però sentivo... Ai, basta! Ai, aia! Ah, sentiva aia? Dottore, ho capito. Cosa dovevo pensare? No, è quindi stato... lei ha sentito aia? Più volte, sì. Ho capito. È stato, mi scusi, posso E quando aggiungere... mai l'ha detto questo? Sempre. Allora, nella querela scrive: le urla di Giuseppe, sì, che echeggiavano per tutta la caserma assieme a colpi dal rumore sordo. Ho sentito qualche colpo, sì. Sì, ma non ha mai scritto che, non ha mai detto che l'ha sentito lamentarsi, aia, aia. L'ho sempre detto, dottore. No, nella querela non c'è scritto. Lasci perdere quello che ha dichiarato ai giornali e alle televisioni, perché certo, quello non conta. Non vorrei che lei adesso faccia confusione, eh? No, dottore. No, lei ha detto basta nelle dichiarazioni all'avvocato. Non ho dichiarato anche che gridava... Aia. Andiamo a controllare, ci mettiamo, sì, niente. Ok. Ma quali? Dove? Che questo dicesse ai ai ai, lei non l'ha mai detto da nessuna parte. Non l'ha mai detto da nessuna parte. Può darsi che a me sfugge. E altri dopo me. Quello che conta per noi sono, sì, gli atti, non sono le dichiarazioni ai giornali, chiaro, quelle comparsate o altre cose, sì, che vuole lei. Sì. Quello che conta sono le dichiarazioni. Lei nella denuncia dice che sentiva le urla e dei colpi sordi. Ho sentito anche qualche colpo, sì. Sordi. Ma non dice nulla sul contenuto delle urla.